oggi voglio andare a cucinare con voi. Abbiamo pochi minuti per postare una foto su Instagram dei baci di Dama. Ma che cosa sono? Oh raga, sono dei biscotti piemontesi buonissimi. Non li avete mai assaggiati? Oh. Si mischia la leggenda. La ricetta viene avvolta in un alone romantico e fiabesco. Per quanto riguarda le tradizioni torinesi e piemontesi, tali storie e leggende sono legate alla famiglia reale. La storia dei baci di Dama si perde nelle sale dei palazzi di Casa Savoia. Leggenda narra infatti che in una bella giornata del 1852, re Vittorio Emanuele II abbia chiesto ai cuochi di corte di poter assaggiare un nuovo dolce dal sapore e dalla forma diversa dal solito. Questi si misero al lavoro, tra farina, zucchero, uova e cioccolato, e poco dopo sfornarono, per la gioia del sovrano, i baci di Dama. Ottenuta l'approvazione del sovrano, fu da allora servito sulle tavole reali del resto d'Italia e d'Europa. Nella realtà, i baci di Dama sono originari di Tortona e sono composti da due parti di pasta tenute insieme dal cioccolato. I due biscotti tondi, che così si uniscono, sembrano romanticamente baciarsi, uniti nell'abbraccio da una goccia di cioccolato fondente. Da questo deriverebbe il romantico nome del biscotto piemontese. Dai, proviamo subito a fare questi baci di Dama! Rovesciate 150 g di farina di mandorle e di farina 00. Mettete dei pezzetti di burro freddo e aggiungete 120 g di zucchero. Soltanto alla fine aggiungete 3 g di sale grosso e mescolate per pochi istanti. Pizzicate con le dita per ottenere un composto bricioloso e mettete un tuorlo d'uovo e impostate ancora un po'. Rovesciate tutto sul piano da lavoro e create un panetto. Appiattitelo leggermente, avvolgetelo in una pellicola trasparente e fatelo riposare in frigo per almeno un'ora. Trascorso questo tempo, ricavatene un filocino per regolarne delle piccole palline. Trasferitelo sulla teglia foderata con carta da forno. Cuocete in forno in modalità ventilata a 170 gradi per circa 15 minuti. Una volta cotti, sfornateli e lasciate raffreddare. Sminuzzate 150 g di cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria. Poi trasferitelo in un sacchetto di carta di forno. A questo punto potete farcire i biscottini. Arriviamo a tanti mi piace per questa live. Dai, che raggiungiamo i 35.000. Commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina.